Squadra in campo a campione d'Italia per la terza edizione del Lugano Champions Trophy, terza edizione che si tiene appunto in due location nuove. Siamo in Svizzera oppure siamo nella Svizzera italiana o comunque nella Nord Italia, campione d'Italia 3 giugno, ovvero oggi, e poi domenica prossima a Lugano 10 giugno nel secondo turno, nel secondo giro di questo rinnovato trofeo Under 11 che vede in campo 8 squadre in questa edizione. Stiamo per assistere alla partita tra il Genk, squadra belga che gioca con la maglia blu e che vedete a sinistra dell'immagine, e la squadra del Basilea, squadre che non ho mai partecipato alla precedente edizione, dunque sono entrambe al debutto di questo torneo, con la squadra svizzera che vedete si sta caricando con la maglia bianca nella parte destra e il Genk che invece è già schierato in campo. E allora fra poco passiamo a dare le formazioni, ma intanto facciamo un po' di presentazione di questo torneo che è giunto, come detto, alla terza edizione. Nella prima edizione, nel 2016, ha vinto il Benfica, nella seconda edizione ha vinto l'Atletico Madrid, squadre che non sono in astra di partenza di questa terza edizione, ma c'è una squadra che, come dire, a livello di settore giovanile non ha bisogno di presentazioni, e non solo a livello di settore giovanile, ovvero il Barcellona, che vedremo nel corso della giornata. Intanto inizia la partita, le regole, allora, due tempi da 12 minuti, 7 giocatori per squadra, campo come vedete dimensioni ridotte rispetto al calcio naturalmente a 11, e tanto se subito questa prima conclusione da parte della formazione belga che, come detto, è la prima edizione, la prima partecipazione in questo torneo. Abbiamo il numero 6 che vediamo inquadrato nella parte bassa, ovvero Manu Moksnik, mentre c'è il rinvio da parte del portiere del Basilea, ma Genk che sembra meglio disposto in campo in queste primissime battute, e va da ottenere, immagino sì, un calcio d'angolo, il primo della partita per la formazione belga. In campo riconosciamo un po' di giocatori, c'è con il numero 6 come detto Moksnik, con il numero 15 il numero 10 Achilles Stevens, numero 11 Mikhail Van Venchik. Intanto c'è un momento di malinteso per una rimessa laterale che il Basilea sta cercando di battere, in realtà si trattava, come detto, di calcio d'angolo. E c'è anche il Basilea che recupera il pallone, Basilea in campo con il numero 8 Kuratli, con il numero 11 Dain. Ripresa, no, il calcio d'angolo va ancora effettuato, intanto c'è un po' di caos in questo momento in zona, palla in mezzo, l'occasione subito per il Genk con la conclusione sotto misura del giocatore con la maglia numero 6 Manu Moksnik, pallone alto, e Basilea che si occupa della ripresa del gioco, pallone subito in direzione numero 7 Aguilar, che calibra male per il suggerimento per un compagno, rimessa laterale a favore del Genk che, come vedete, rimesse che vengono effettuate con i piedi. Sì, no. Gioco fermo. Vanno anche un po' spiegate le regole appunto ai domini, non ha ben chiaro questo numero 10. Si tratta di Achilles Stevens, il modo in cui va effettuata la rimessa in gioco. Ok, tutto corretto, proprio Stevens all'indietro, pallone insidioso per il suo portiere Thomas Bosmans. Si complica un po' la vita qui la formazione belga, il Basilea però a porta vuota non riesce ad andare in vantaggio. Grande occasione per la formazione svizzera, fallita dal numero 6. Qui vediamo l'errore difensivo del numero 6 Begrer, molto altruista peraltro suo compagno a trovarlo, ma Begrer a porta vuota, per quanto con l'opposizione di due avversari, non riesce a inquadrare lo specchio. Partita equilibrata in queste prime battute, sono passati 3 minuti, il punteggio naturalmente è ancora di 0-0, ricordiamo, dicevamo, il punteggio e la formula di questo torneo, due gruppi da 4 squadre, li riepiloghiamo velocemente, si tratta di Lugano, Legia Varsavia, Barcellona e Sion nel gruppo A,
Il gruppo B, partita che stiamo commentando, Genk, Basilea e poi anche Grasshopper e Krasnodar. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificano alle semifinali che si svolgeranno nel pomeriggio. La terza e la quarta vanno a formare poi il tabellone di consolazione per le posizioni dal quinto all'ottavo posto. Tutto in giornata con la finale nel pomeriggio, insomma vedremo nel giro di poche ore, avremo il disvelamento di tutta la formula, di tutte le classificate, la classifica finale. 0-0, partita equilibrata qui con il Basilea che come detto è all'esordio in questo torneo che si disputa in terra svizzera e dunque prevede la partecipazione di ben 4 squadre della Confederazione Elvetica. Si tratta di Lugano, Sion, Grasshopper e Basilea, poi c'è una squadra del Belgio, il Genk, una russa, il Krasnodar, una squadra fedelissima di questo trofeo, e poi naturalmente ospite d'onore il Barcellona, poi anche i polacchi del Legia Varsavia, la loro prima partecipazione. Non ci sono squadre italiane, negli anni passati avevano giocato la Roma e la Juventus e la Lazio due stagioni fa, quest'anno non prevede la partecipazione di nessuna squadra italiana. Però è troppo lungo per il numero 6 del Basilea, si trattava di Maurice Begrer. Per ora c'è ordine in campo, c'è molta attenzione anche alla fase difensiva, inconsueto magari per bambini di 11 anni, 10-11 anni, ma c'è attenzione in questo momento proprio a non concedere, che si può, un po' troppi palloni lunghi in questo momento con tante pause, tante interruzioni. Rimessa laterale a favore del Basilea che la sta effettuando il giocatore inquadrato in questo momento, anche lui con le mani, anche lui va istruito dall'arbitro su come effettuare la rimessa, lo fa correttamente con i piedi. Si trattava del numero 5 Schrenk che va dal suo portiere Minder, andrà lungo il numero 1 del Basilea. Allora ancora una volta però preda del suo collega Bosmans, che andrà lungo a sua volta. Ancora molto bella la giocata di Manu Moxnick, conclusione di destro, respinta dal portiere Minder, poi ancora il Genk pericolosamente, poi c'è un calcio di rigore a favore del Genk. Rigore apparso piuttosto netto, va detto, calcia il destro di Moxnick, la respinta un po' incerta di Minder e poi il calcio di rigore piuttosto netto. E Genk che va dunque a calciare per possiamo andare in vantaggio e così è, 1-0 per il Genk, gol del numero 15, distinte ancora incomplete, perciò non abbiamo la possibilità in questo momento di attribuire un nome a questo giocatore che comunque ha l'onore di aprire la marcatura di questo Genk Basilea. La risposta degli svizzeri è affidata a questo sinistro dalla distanza di Begerer che non inquadra però lo specchio. Sette minuti, rinvio lungo, pallone in avanti, ancora una volta il numero 15, autore, il più piccolo in campo anche a livello di statura, che però si è incaricato della responsabilità di tirare e segnare poi il calcio di rigore con cui Genk è in vantaggio per 1-0. Pallone indietro per Minder, scavalcata la difesa belga, una bella giocata in velocità della formazione belga che sembra superiore tecnicamente alla Basilea. Qui si salva con l'intervento numero 2 Niang, appena entrato, toccato anche duro il numero 2 della formazione svizzera. Rivediamo cosa è successo, c'è stato un spunto in velocità, poi qui Niang, esatto, colpito il numero 15, autore del gol. Punizione per il Basilea, se ne incarica ancora Minder, pallone in avanti, un controllo sbagliato, mancato da parte del numero 11 Fabian Dain. Pallone sul fondo, rimessa affidata come sempre a Bosmans. Siamo all'ottavo minuto del primo tempo, Genk in vantaggio. Quella che fondamentalmente è stata l'unica palla gol creata dalla formazione belga. Punizione ancora per il Basilea,
che cerca di riportarsi in maniera massiccia in avanti. Brasilea, che è squadra faro del movimento svizzero già da parecchie stagioni, squadra abituata a vincere titoli in serie con la prima squadra, ad affacciarsi anche spesso in fase eliminazione diretta di Champions League, è capitato per esempio quest'anno, eliminati dal Manchester City di Pep Guardiola, e confermano la loro posizione di squadra traino del movimento svizzero anche a livello giovanile. Qui vanno a recuperare un pallone alti con il numero 6 Begerer, poi c'è un po' di disordine in questo momento in campo, prova ad uscire il Genk con il solito Moxnik che va via in velocità, due avversari, rientra sulla sinistra, mette in mezzo, la conclusione mancata, ancora la numero 15 che manca l'appuntamento con il gol, riparte il Basilea, almeno ci prova, ma c'è l'intervento adesso di Stevens, il destro a lato del numero 10 del Genk. Ha recuperato un buon pallone Stevens, ma non è riuscito poi a inquadrare lo specchio. Pallone complicato all'indietro e c'è il miracoloso salvataggio da parte di Bosmans, messo in grande difficoltà da un compagno. Molto bravo Bosmans a recuperare la posizione, l'errore, la leggerezza da parte di un compagno. No, si trattava di Minder naturalmente. Altra incertezza la difesa svizzera, elvetica, vicinissimo al 2-0, quasi involontariamente il Genk, che per ora sta approfittando di qualche leggerezza difensiva. C'è un'altra occasione ancora per il numero 15, che però manca la conclusione con il destro. Si salva ancora Minder, adesso in difficoltà il Basilea sulla pressione anche alta esercitata in maniera molto organizzata dalla formazione belga. Abbiamo detto più volte nelle passate stagioni come l'organizzazione tattica inizia a essere insegnata in maniera regolare a questi bambini, a questi ragazzini, più o meno dall'età che hanno, ovvero dagli 10-11 anni, e nozioni, rudimenti di tattica e di organizzazione di squadra vengono ormai insegnate. Intanto l'errore ancora dalla difesa del Basilea, non ne approfitta il Genk con Maxnick che viene fermato, ma non è finita l'azione. Il Basilea adesso decisamente in difficoltà da qualche minuto sull'aggressività della formazione in vantaggio. Adesso c'è un po' di disordine, ma vedete come il Genk abbia di fatto costretto il Basilea tutto nella sua metà campo, e riparta dal portiere Bosmans. La rimessa laterale affidata ancora al numero 10 Stevens. Ancora una volta il Genk non riesce a uscire, sta scadendo il primo tempo con un Genk che meriterebbe forse più dell'1-0 che ha maturato fin qui, proprio per la totale dominio e controllo della seconda parte del primo tempo. Vedremo se le sostituzioni già alle viste a bordo campo cambieranno gli equilibri di questo primo tempo, con gli svizzeri che chiudono il primo tempo con il pallone tra i piedi. Sono passati 12 minuti, a momenti arriverà il fischio finale del primo tempo, che arriva in questo momento con l'arbitro che controlla il cronometro e decreta la fine del primo tempo. Si invertiranno i campi, una breve interruzione. 1-0 del Genk maturato su calcio di rigore. Sil Rouvroy, 21 dicembre 89. Si ricomincia allora con il Genk in vantaggio, con il Basilea che deve recuperare. Qui c'è subito la formazione belga ancora in attacco pericolosamente. Niang, con il numero 2 del Basilea, si occupa di uscire, palla al piede, poi c'è un fallo. E una punizione fuori del Basilea, il fallo ai danni del numero 14 Steven Probst. Abbiamo visto anche due o tre entrate per nulla leggere, il livello è chiaramente agonistico, se ci passate il termine, anche se si parla di bambini di 10-11 anni, c'è un trofeo in palio, c'è una partita che naturalmente non va soltanto giocata, che è la cosa più importante a quest'età, ma
nell'interesse, nella mente di questi bambini, ma anche vinta, perché insomma si iniziano a formare le mentalità da sportivo vero anche a quest'età, anche se poi naturalmente dobbiamo sempre anteporre a questi livelli il piacere del gioco, il divertimento, piuttosto che lo stress, la tensione da risultato. Punizione Basilea che cerca direttamente la porta, sono in quattro i giocatori del Genk a protezione del proprio portiere e la Basilea non riesce a portare una minaccia vera e propria. Qui c'è una mischia che poi vede il pallone arrivare a Niang, chiuso in affare laterale numero 16 del Genk, rimessa laterale a favore del Basilea. Basilea che del Genk, sì, del Basilea che cerca naturalmente il pareggio. Sul pallone Probst, palla al centro, la bucano in due, colpisce male il numero 10 Redzepi, Luan Redzepi, e l'azione sfuma. Occasione importante per gli svizzeri, la rivediamo, controllo al limite dell'area, sinistro poi un po' sbucciato, si salva il Genk. Basilea è partito meglio in questa ripresa e adesso sta cercando con insistenza il pareggio. C'è un calcione da parte di Probst al numero 5 La Barbera, origini italiane forse per lui, si riprende con una punizione a favore della formazione belga. Stevens avanza poi il numero 16, grande azione personale la sua, fermato però. Gli avversari, e c'è un'altra punizione, è un gioco molto spezzettato, tante interruzioni. Punizione affidata ancora alla formazione svizzera che riparte all'indietro da Milo Minder, invio lungo, preda ancora una volta la difesa del Genk, rischiano ancora un po' nel disimpegno i giocatori svizzeri, pallone in avanti. C'è Bosmans, il portiere, molto sicuro che si incarica di riprendere il gioco. Altro calcio di punizione a favore ancora del Genk. Sinistro da fuori, tentato senza però esiti particolari. Rimane il vantaggio di 1-0 per il Genk. Ancora avanti la formazione svizzera con il solito Probst, il più attivo, il più interessante, che però non riesce a trovare compagni pronti alla deviazione. Siamo a 8 minuti dalla fine di questa partita che vede ancora una volta il Genk in vantaggio 1-0, grande giocata nello stretto il numero 19 belga, che poi con un corridoio trova un corridoio interessantissimo, ottimo intervento di scivolata di Niang, prova a ripartire il Basilea, parole buone, posizione regolare per il numero 9 Shilova, fermato dal rientro di un avversario, e poi Bosmans. La rimessa è ancora per il Basilea che cerca il pareggio per evitare una fase a gironi di rincorso, poi ci sarebbe il derby con il Grasshopper e poi la partita con il Krasnodar. Però comunque dimostra solidità, magari dal punto di vista offensivo poco da segnalare in questa prima fase, ma dobbiamo anche fare i complimenti al Genk che si sta dimostrando una squadra di eccellente organizzazione. Ancora una volta si perdono in fallo di fondo le iniziative del Basilea. 7 minuti, ancora Thomas Bosmans, sono tutti nati nel 2007 i giocatori del Genk. Il Basilea anche conclusione intanto tentata dal numero 19 del Genk, fuori di poco. Era andato giù correttamente il portiere Minder, però ne è uscito di un poco alla sinistra del palo. Ancora il Genk pericolosamente in avanti adesso, il salvataggio da parte di
Murru, numero 7 appena entrato della formazione svizzera, anzi no, si tratta di Enrique Aguilar, chiedovenia. Uscita ancora di Minder. Sei minuti alla fine, sempre 1-0 Genk. Il via di Minder. Vanno un po' spesso, un po' troppo spesso a trovare, a cercare questi lanci lunghi i difensori del portiere del Basilea, difesa del Genk che è sempre molto ben piazzata e molto ben attenta sui, sulle conclusioni. Intanto ci prova e fa bene a provarci numero 10 del Basilea, Redzepi, ha visto avanzato Bosman, ha provato a beffarlo con un pallonetto da quasi metà campo, pallone alto. La migliore occasione del secondo tempo, partita non ricchissima di palle gol, va detto, nonostante sia una partita under 11, c'è grande attenzione difensiva, qui c'è un contrasto regolare, la rimessa è per il Basilea, se ne incarica il numero 2 Niang. L'avversario poi cerca di disturbarlo, non trova compagni Niang, è difficile scaricare questa rimessa, deve ricominciare dal portiere Minder. Avete visto anche in questo caso un assaggio dell'attenzione del Genk anche sulle palle da fermo, sulle palle inattive, sulle situazioni a gioco fermo in cui tutt'altro che scontata. Attenzione alla Genk che va vicino alla 2-0, ma lo manca. E sarebbe stato il gol che avrebbe chiuso la partita a 4 dalla fine. E invece c'è speranza ancora per il Basilea, che rimane comunque a un gol soltanto, la possibilità di arrivare a un pareggio che sarebbe forse un po' troppo largo, che merita in questo momento il successo. Ancora un pallone recuperato dalla formazione belga, che riparte velocemente con il suo numero 16. Pallone cercato al centro, poi ancora un'occasione con il Genk che manca per l'ennesima volta la conclusione. È mancata un po' di precisione in zona gol. Attenzione alla palla buona per Scillova davanti al portiere. Scillova calcia male di destro e si è creato un'occasione il Basilea quasi a sorpresa. Il numero 9 che si è fatto trovare in maniera molto intelligente oltre la linea difensiva del Genk, che l'ha puntato in maniera decisa, corretta alla porta, è mancato però in fase realizzativa e allora si è salvato ancora una volta il Genk. 21 minuti, 3 alla fine, 1-0, rimane il gol segnato al settimo minuto sul calcio di rigore per portare a casa questi tre punti, iniziare alla meglio il cammino di questo torneo che, come detto, si concluderà nel pomeriggio con le gare eliminazione diretta. Ma il Basilea da qualche minuto si sta facendo più aggressivo, ancora Niang, molto interessante questo numero 2 che salta l'uomo, mette in mezzo, guadagna rimessa laterale con l'ultimo tocco da parte di La Barbera. Altra rimessa laterale a favore degli svizzeri. Due minuti alla fine, Genk che adesso serra i ranghi, c'è un pallone in mezzo, fa buona guardia la difesa del Basilea, che è del Genk, ma poi c'è il pareggio del Basilea, un gran gol proprio di Spat Scillova, 1-1, 22esimo minuto e pareggia il Basilea con una grande giocata individuale, pallone messo in mezzo, allontanato, l'azione continua, svirgola il rinvio, il difensore numero 19 del Genk, e guardate che gran gol di Scillova che va a pareggiare, e allora siamo 1-1, un pareggio che a questo punto forse è anche meritato, perché da qualche minuto il Basilea aveva aumentato la propria pericolosità. Recupera un altro pallone. No, gioca ancora fermo in realtà. C'è un po' di malinteso su come
battere questo calcio di inizio dopo il gol del 1-1. Basilea che è dunque pareggiato, ma il Gaeka adesso torna pericolosamente ad affacciarsi nella metà campo della Basilea e sfiora il gol ancora il numero 19 con un destro a giro che passa pericolosamente vicino al palo della porta difesa da Minder. Uscito di pochissimo questo pallone, lanciato benissimo, ma attenzione ancora alla Basilea che aveva tre giocatori nell'area di rigore. C'è un calcio d'angolo con gli svizzeri che chiudono addirittura in attacco alla ricerca anche del possibile 2-1 con Rezepi che si incarica del calcio d'angolo. Tutti a saltare, però ne è alto di pugno, allontana Busmans e poi c'è un fallo. No, si continua a giocare, può ripartire il Genk, si salva con Aydin, controlla Basilea a terra, si continua a giocare per l'arbitro. Vediamo se c'è tempo per un'ultima occasione. Fischietto già in bocca per l'arbitro che assegna una calcio di punizione a favore del Genk. Scaduti i 24 minuti. Con il Genk pericolosamente in avanti, l'uscita molto buona di Minder, prende solo il pallone, prende anche la rimessa dal fondo e su questa azione con ogni probabilità terminano i tempi regolamentari, termina anche la partita. Un po' di stanchezza di alcuni giocatori del Basilea. Mentre spiega a Minder il corretto posizionamento. Può giocarla anche con le mani, effettua il rinvio, si continua a giocare, forse ci è stato dato un minuto di recupero, allora il Genk ha la possibilità di recuperare il pallone, qui c'è un intervento falloso. E finisce qui la partita, 1-1, pareggio che è forse il risultato più giusto di questa partita, che si è sbloccata al settimo minuto con il pareggio a 2 minuti alla fine di Shillova per il Basilea. 1-1, finisce qui dunque la prima partita di questa terza edizione della Lugano Champions Trophy.